Buongiorno ragazze e ragazzi, allora buon inizio settimana. Sto introducendo questi nuovi video perché mi avete chiesto di registrare di più, oltre al video classico che sarà di lunga durata e agli shorts, i video di 1 minuto, introdurrò anche questa sezione di video. Sono video un po' più brevi, ma i classici video, dove andrò a effettuare delle pulizie nei vari ambienti di casa, mostrandovi sempre soluzioni o prodotti e magari mostrandovi anche come pulisco sulla base delle vostre richieste. Dato che alcune di voi mi hanno chiesto come pulire i mobili in legno della cucina, io oggi devo proprio focalizzarmi sul mobile, non sui piani da lavoro e sulle piastrelle, ma proprio sul mobile. Quindi vi mostro come sgrassare, pulire il mobile e poi lucidarlo, ravvivarlo. Allora, ragazze, questa è la mia cucina e io ho intenzione oggi, come vi dicevo nell'introduzione, di pulire i mobili. Allora, i miei mobili non stanno messi male perché io, ragazze, la cucina la pulisco ogni 3 giorni, proprio parliamo di mobilie. Allora, come la pulisco? Nelle ultime settimane sto utilizzando questo metodo. Riempo per comodità una vaschetta con circa 3-4 litri di acqua tiepida. Vado a mettere un goccino di sapone per piatti, molto poco, e vado a utilizzare questo panno Intec che è specifico per i pavimenti, si trova da Eurospin della marca Sistema Casa. Io lo divido in 4 parti e lo passo su tutti i mobili per sgrassare e igienizzare le superfici. Quindi molto semplice, deve essere strizzato molto molto bene. Faccio prima la parte alta e poi la parte bassa senza risciacquare. Dopodiché vado a passare un prodotto specifico che lucida, previene i graffi, ma li elimina anche, quindi aiuta a proteggere il legno e a lucidarlo. Ma ora sgrassiamo prima le superfici per poi mostrarvi questo prodotto. Allora, partiamo quindi nel pulire per bene tutti i mobili. Se sono molto grassi, naturalmente ripassateli. Ecco qua. Io più che altro, ragazze, ho polvere, impronte. Allora, vedete, ragazze, quando si asciuga il mobile si presenta in questo modo, quindi già bello pulito, privo di polvere e sgrassato. Io adesso proseguo velocemente nel fare tutte le altre mobilie e poi vi faccio vedere il prodotto che gli darà un tocco magico. Vedete, ragazze, che ogni tanto su qualche parte c'è polvere e un pochino di sporco. Allora, ho messo dell'acqua pulita, sempre circa 4-5 litri, e adesso vado ad utilizzare questo prodotto, Smac Tot Giallo, lava in cera, pulisce, lucida, nutre e protegge dalle macchie, ceramica, marmo e parquet, con cera di carna uva. Allora, ragazze, questo qui è un detergente specifico per pulire e lucidare i pavimenti o tutte le superfici in ceramica, marmo, cotto, parquet, granito, gres porcellanato senza utilizzare la lucidatrice.
Lascia sulle superfici una speciale barriera protettiva per proteggere la macchia, graffi e umidità senza lasciare aloni, garantendo una brillantezza che dura nel tempo. Allora, si può utilizzare secondo varie modalità. Potete lucidare la superficie da pulire utilizzando il prodotto neutro oppure diluendolo. Io lo voglio diluire, quindi su 5 litri di acqua vado a mettere, secondo qui le indicazioni, 6 tappetti. Ecco qua, più o meno ci siamo. Utilizzo sempre il mio panno Intech. Giro la mia miscela, quindi ripasso tutte le mobiglie con questo prodotto che poi ragazzi il profumo è fantastico, sempre strizzando bene il panno e vi garantisco che i mobili vengono lucidissimi, privi di graffi, privi di aloni. Allora, adesso che si asciuga, vi faccio vedere. Guardate ragazze, la lucentezza dei mobili, privi di aloni, senza graffi. Facendo così abbiamo sgrassato con il primo passaggio, lucidato ed eliminato eventuali graffi con il secondo passaggio. Faccio vedere anche da più vicino, cioè perfetti. Provate questo prodotto facendo questi due passaggi, avrete tutti i mobili in legno perfettamente puliti e lucidi. A questo punto concludo questo video, ci vediamo molto presto, sarò molto più presente su YouTube, quindi andate a vedere sia la sezione degli shorts che dei video classici. Scusatemi se di sottofondo c'è la mia bimba che emette suoni. Seguitemi anche su Instagram e TikTok, mi trovate come Federica Sweet02, ve lo scrivo qui. Un bacione e ci vediamo molto presto.